Chi si abitua al ringraziamento non è più solo coi propri limiti, perché ha Dio in cima a tutti i pensieri. Chi si abitua al ringraziamento mette Dio nei suoi problemi e inizia un rapporto di vita intima con Lui. Inizia un'amicizia vera con Lui, piena di confidenza, piena di mutua intesa. Sovente le nostre frustrazioni sono causate dalla nostra solitudine. Si è soli nel ginepraio dei nostri problemi, si è come sperduti nel pantano di una palude. Ogni ramo che si afferra non regge, ogni zolla su cui si mette il piede va giù. La preghiera di ringraziamento è la scoperta del mondo di Dio. È Dio che viene vicino a noi e si mette a camminare con noi. E noi capiamo d'essere immersi in Lui. In Lui viviamo, muoviamo ed esistiamo, ha detto San Paolo. Dio si mette a camminare con noi e ci dà quello di cui abbiamo più bisogno. Basterebbe questo pensiero, Dio vivo accanto a noi, a risolvere quasi tutti i nostri conflitti interiori. La confidenza in Lui dà forza, è come una luce che si accende nelle nostre tenebre. L'abitudine al ringraziamento comporta una messa a punto di tutti i nostri problemi, delle nostre ansie, delle nostre paure, delle difficoltà, delle pene, perché dietro ogni fatto che ci tocca da vicino è presente Dio che ci ama e nel quale si acquista confidenza sempre più profonda. La preghiera di ringraziamento ci fa scoprire Dio, Dio che opera su di noi, noi in dipendenza da Lui, Dio interessato a noi, noi ordinati a Lui. Allora la vita di fede opera in noi le sue trasformazioni profonde. Chi si abitua alla preghiera di ringraziamento entra in un gioco di equilibrio psicologico importantissimo. Non sono più i problemi che guidano la persona. È la persona che guida i problemi, perché tutto è rapportato a Dio. Tutto è in dipendenza da Lui, tutto è inquadrato nella visuale della sua bontà. La preghiera di ringraziamento è l'inizio di una vita di grande serenità, perché è una vita vera di fede. La preghiera di ringraziamento è l'inizio di una vita di grande sicurezza, perché è un camminare nella luce accanto a Dio. Non cessano i problemi, ma si affrontano da una angolatura nuova e imparare a vivere alla presenza di Dio. A vivere quel che dice il Salmo 139. Signore, Tu mi scruti e mi conosci, penetri da lontano i miei pensieri, io sono immerso in Te. Notate, non elimina le difficoltà la preghiera di ringraziamento, ma elimina la nostra debolezza nell'affrontare le difficoltà. Chi crede all'amore di Dio, chi vive in un rapporto di grande confidenza con Lui, può avere delle paure? Non avrà paura nemmeno di se stesso. La preghiera di ringraziamento aiuta a godere maggiormente delle cose belle della vita. Sovente non godiamo i doni di Dio, perché li godiamo egoisticamente, li godiamo senza Dio, li godiamo persino a dispetto di Dio. Invece ringraziando, noi dividiamo le nostre gioie con Lui, perché tutto è goduto nella riconoscenza a Lui. Allora ogni gioia diventa più ricca, più bella, e i Suoi doni risplendono di più nella loro bellezza.
Il Salmo 138 dice: Signore, la tua bontà dura per sempre, cioè mi accompagna continuamente, continuamente. Però bisogna partire da una cosa importante, decidersi a fare un vero e proprio allenamento. L'allenamento a ringraziare ha bisogno di metodo e di razionalità. Si comincia dal facile per andare al difficile, come in ogni buon allenamento, e bisogna puntare in alto, giungere a dire grazie per tutte le cose che ci costano di più, ma quella è la vetta della montagna. Per arrivare in vetta prima bisogna affrontare la scarpata che porta alla vetta. Bisogna insomma partire dalle cose facili. Diciamo subito che è improprio, persino irrazionale, dividere i nostri problemi in quelle due categorie, le cose belle e le cose non belle. Per chi ha fede esistono cose difficili, ma non esistono cose non belle, perché tutto è guidato da Dio. La notte è il giorno. Il bello è il cattivo tempo, le nuvole è il tempo sereno. Capite? Se noi ci incamminiamo in questo stile di vita, noi possiamo proprio dire con la Sacra Scrittura, col Salmista, con noi, Dio con noi, faremo prodigi. Ma evidentemente ci sono dei momenti molto belli nella nostra vita, ci sono cose molto belle nella nostra giornata, se sappiamo aprire i nostri occhi. È di lì che comincia un allenamento razionale a ringraziamento. Dunque, prima regola, non lasciar passare nessuna gioia della vita senza ringraziare. E questa è la prima tappa del ringraziamento. Non godere più delle cose belle della vita da soli, in modo egoistico, ma godere di tutto con Dio. Cominciare di lì, dalle cose belle, significa cominciare a darci una convinzione di cui noi abbiamo grande bisogno. Questa convinzione: Dio è buono, Dio è un padre, Dio pensa a noi con una delicatezza infinita. Il Salmo 34 dice: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, nel tempo triste e nel tempo lieto, nella luce e nelle tenebre. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Provate a passare un giorno ben decisi in questo impegno. Ogni giorno, ogni gioia oggi deve essere santificata da un grazie a Dio. Vedrete se non giungerete alla sera con un'idea nuova della bontà di Dio. Aprirete gli occhi su certi aspetti della vostra vita sui quali non avevate mai pensato. Crescerà in voi il bisogno di abbandonarvi a Lui sempre di più, di confidare in Lui con più profondo abbandono. Metterete saldezza al vostro spirito di fede. Questo esercizio matura la fede. Poi la fede, come sempre, apre gli orizzonti della generosità. La fede è sempre lo stelo che regge un fiore. È sempre la preparazione all'amore. Se la fede è viva, fa scaturire la risposta, dà origine all'amore. È molto umiliante questo fatto. La gran massa dei cristiani si ricorda di Dio solo per tendere la mano o quando è davanti a una situazione che fa paura. Anche le persone di chiesa cosiddette sono sempre lì a fare gli accattoni nella preghiera. Chiedono le cose più stravaganti, chiedono continuamente.
senza nemmeno valutare se ciò che chiedono è utile o è dannoso. Questo grande accattonaggio collettivo sovente ubbidisce a delle leggi molto irrazionali. Ci comportiamo come sciocchi mendicanti davanti a Dio, mendicanti ai quali Dio riempie di ogni dono la bisaccia, che Dio veste, sostiene, alloggia, e il mendicante sembra lì scontento e continua a cantare miseria perché aspetta quel famoso centesimo da nulla a cui lui tiene più di tutto. È umiliante essere dei mendicanti mentre Dio aspetta che ci comportiamo da figli. È la preghiera di ringraziamento che può farci operare il passaggio da mendicanti a figli. L'allenamento si fa a gradi, ma esige costanza. Chi non è costante sballa l'allenamento. Dunque, prima regola: cominciare dal facile, non lasciar cadere nessuna gioia della nostra giornata senza santificarla con un grazie Padre. Mi ricordo che quando ero giovane andava per la maggiore un libro tedesco intitolato Grazie Padre. Mi ricordo la gioia che mi ha dato quel libro quando ero giovane, era di un padre tedesco, padre Greff. Se lo trovate, ma ormai non ci sarà più nelle librerie quel libro, era bellissimo. Grazie Padre, a tutte le cose dire grazie Padre. Ecco, è questo che c'è da fare. Chi si abitua a ringraziare, ad un certo momento si vergogna di imporre i suoi programmi a Dio. Sa che Dio gli è padre, sa che Dio conosce meglio di noi quello che ci occorre. Pensa solo a ringraziare perché è sicuro che Dio aspetta questo, soprattutto questo. E questo è fede, questo è amore, questo è vivere nella concretezza della realtà di Dio Padre. Ma l'allenamento ha bisogno di precisione, di costanza. Perché non potremmo pattuire con noi stessi di dedicare sempre un'ora del giorno per ringraziare Dio di ogni cosa bella che ci dà? Per esempio, mentre andate al lavoro, mentre viaggiate su un bus, mentre attendete l'arrivo del bus, perché non le dedicate tutto al ringraziamento? Per ringraziare un'ora al giorno non c'è da interrompere il proprio lavoro. Non occorre andare in chiesa, basta che sia un lavoro che consente in qualche modo la concentrazione su Dio, e certi lavori che non prendono totalmente la mente lo consentono. Quasi tutti i lavori manuali che non assorbono del tutto la mente potrebbero convertirsi in preghiera di ringraziamento. Perché una mamma sfaccendando per la cucina, facendo i letti, facendo le pulizie, non può dare tutto quel tempo a ringraziamento? Noi pensiamo continuamente, quando non pensiamo, fantastichiamo. Lo facciamo camminando, lavorando, prima del sonno, quando ci svegliamo, lo facciamo tra le azioni più impensabili. Tutte le volte che il nostro lavoro non ci assorbe, parte il fiume dei pensieri. Bene, basterebbe una cosa ben precisa e molto semplice. Basterebbe mettere argine al fiume dei pensieri, dirigere i nostri pensieri verso la direzione della riconoscenza a Dio. E noi metteremo un po' di giustizia nei nostri rapporti con Lui. La Bibbia dice: gustate, vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Sì, è proprio una gioia pensare a quanto è buono il Signore. E se ci tuffiamo nel ringraziamento, ecco, noi arriviamo lì a capire quanto è buono il Signore. Gustate e vedete quanto è buono il Signore.
Beato l'uomo che in lui si rifugia, Salmo 34. Ma poi bisogna fare il secondo passaggio, puntare al difficile. È facile ringraziare delle cose belle. Tutti ne sono capaci, anche se pochi lo fanno. Ma l'importante è giungere a ringraziare delle spine, delle contraddizioni, delle pene e anche dei propri errori. Quando si arriva lì, si è alla vetta della montagna, perché chi arriva a ringraziare delle cose spiacevoli, anche delle croci, allora ha veramente imparato a vivere. La vita è sempre un intreccio di cose che vanno e di cose che non vanno, di gioie e di spine, di realizzazioni e di frustrazioni. Ma dice la Bibbia, il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Quando c'è una difficoltà o una sofferenza, in quel momento il Signore è più vicino, dice la Bibbia. Il cristiano è colui che sa convivere con le gioie e con le pene, col caldo e col freddo, con la calma e con la tempesta. Il cristiano è colui che è capace di mai andare a fondo nelle burrasche della vita, o almeno è capace, andando a fondo, di tornare sempre a galla. Il ringraziamento deve portarci a questa meta e farci capaci di sopravvivere a qualunque tempesta. Come si fa? Forse è opportuno chiarire che non è semplice. È una lotta che a volte sembra impossibile, sembra una lotta sproporzionata, contro una forza che ci schiaccia. Esige anche una certa conoscenza del cuore umano. Per esempio, non è convincente per nessuno ringraziare Dio davanti a una contraddizione. È come battere la testa contro un muro. Davanti a certe contraddizioni suona vuoto il ringraziamento. È una cosa che non convince affatto, anche se è una cosa bella. Ma se prima di ringraziare ci fermiamo a guardare in faccia con molta calma la contraddizione e dopo aver constatato che non possiamo proprio farci nulla, la mettiamo nelle mani di Dio con la semplicità del fanciullo, allora è un'altra cosa. Quando abbiamo affidato un problema insolubile a Dio e l'abbiamo fatto con fiducia, con umiltà, con vero abbandono, allora, solo allora possiamo metterci a ringraziare. E quello è l'istante in cui azioniamo la potenza della preghiera di ringraziamento. Tutto subito avremo l'impressione che il nostro grazie suoni a vuote. È logico, è difficile che certe cose vadano giù quando vogliamo farle andare giù. Ma se continuiamo a ringraziare, giungerà il momento della luce. Giungerà il momento in cui scopriremo il filo della provvidenza nella contraddizione. Riusciremo a intravedere certi risvolti positivi in quella situazione negativa e saremo salvi.